La 14.6 è dietro l'angolo e mi sorge spontaneo un dubbio. C'è una patch in cui Riot ci va leggera? Cioè, in questo 2024 ogni patch ha almeno 30 cambiamenti e comincia a essere sia pesante da gestire che da seguire per i player. A questo giro però ci sono buone notizie per gli AD carry main, cattive notizie per i support main e notizie neutre per chi meta abusa malamente su certi campioni. Andiamo a parlarne. Partiamo dai buff con una serie di tank che riceve una manina, dato che bufferanno molto anche gli oggetti degli AD carry e quindi qualcuno dovrà pur tankarseli. Cho'Gath riceve un aiuto sotto due punti di vista. Un potenziamento della W che riduce il cooldown di 2 secondi al primo rank e 1 secondo al terzo rank, e secondo un potenziamento della E che aumenta il danno di 5 a rank 3 e di 10 a rank 5, entrambi buff molto comodi per Cho'Gath perché la W la sblocchi e non ci metti punti fino a livelli più avanzati, quindi buffarla a livello 1 lo aiuta tantissimo. Mentre la E è la spell chiave per giocare Cho'Gath in top lane e quindi aumentarne il danno, dato che è applicato su 3 autoattacchi, aiuta e tanto, soprattutto nei matchup contro campioni più fragili. Diana viene potenziata per la giungla giocando molto sul modificare la sua attacca speed. Il cambiamento più importante è la modifica dell'attack speed ratio, che va a potenziare ogni buff all'attack speed che Diana ottiene, sia esso da oggetti o dal salire di livello col campione. La passiva viene potenziata sotto due punti di vista. Ora è più forte ad ogni livello e non più ogni 3 livelli, e la durata del buff quando usi una spell dura 5 secondi e non più 3 secondi. Questo è un ottimo modo per buffarla soltanto in giungla, dato che sfrutta benissimo questa statistica, al contrario con la mid lane che sì, la può sfruttare, ma in maniera peggiore a confronto alla giungla. Ornn vede il cooldown della suo è ridotto di 2 secondi a rank 1 e 1 secondo a rank 3. Non è un colossale buff, dato che i main Ornn maxano E seconda e non per ultima. Tornerà utile per maxare la Q per seconda, ma non è un buff così rivoluzionario che rompe il campione in alcun modo. Speravo sinceramente in qualcosa di più. Aggiungono un'auto importante: stanno riprogrammando la passiva da zero per renderla più facile da lavorarci attorno e aggiungere altri oggetti, perché a quanto pare chi l'ha riprogrammata al suo primo mini rework ha fatto non poche complicazioni, il che rende difficile aggiungere altri oggetti. Non penso che farà una colossale differenza questo buff di Ornn, anche se spero vivamente di sbagliarmi. Finalmente, dopo anni di buff stupidi, Shen vede la sua passiva finalmente resa moderna, facendola scalare su ogni livello invece che a intervalli randomici. Elaboro: quando usi le tue spell e influenzano un campione, nemico o alleato che sia, la passiva di Shen gli dà uno scudo che si riduce i tot secondi se viene utilizzata correttamente. Questo è ciò che gli permette di combattere contro tanti top laner. E se i primi 5 livelli prima erano infernali, ora Shen ha ottenuto un buff netto in ogni fase da partita, escludendo il livello 1, il livello 17 e il livello 18. Grazie! Sion è l'ultimo tank che viene buffato e devo dire apprezzo molto la direzione anche qui. Non vanno a toccare il danno base della Q, ma il suo scaling a D, potenziandone sia danno minimo che danno massimo. Il che significa che per una build a tank la differenza non sarà fondamentale, ma per una build a D o fighter centrica sarà ben più pericoloso. Il secondo buff che riceve è sullo scudo della W, che viene ridotto il valore di base di 10, 20, 30, 40 dal secondo rank in poi, ma aumentano lo scaling sulla vita massima del 1, 2, 3, 4% della vita massima dal secondo rank in poi. Questo risulta in un buff netto oltre i 1000 HP dal livello 8 in poi, condizioni che avvengono in qualsiasi partita. Questo Sion potrebbe risultare un pelo oppressivo quando snowballa duro, anche se le attenzioni non sono spesso dedicate alla top lane, ed è un buff che favorisce più quando è inserito in counter pick, quindi quando può stare tranquillo e farmare libero e felice. Ultimo buff della patch è Tryndamere, con un aumento di attack speed per livello da 2.9 a 3.4%, che significano 8,5% di più a livello 18. Non è un buff colossale, ma comprensibile dato che buffano gli item da crit e Riot vuole andarci cauta sui crit user. Prima di passare ai nerf, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere aggiornati su League of Legends e i titoli Riot Games. Dopo svariati tentativi di nerfare Briar letalità, alla fine la build a fighter è diventata quella più forte. Oh, finalmente! Anche troppo forte però, al punto che decide di nerfarla perché allo elo sta facendo un po' troppo casino. Riducono la cura del morso della W dall'1 al 5% in base al rank della spell, l'attack speed della W dall'1 al 5% in base al rank della spell e il danno della ulti di 50 danni al secondo rank e di 100 danni al terzo rank. Aggiungo anche che con la Q puoi saltare sui lumi, anche se non è esattamente una funzionalità così importante, però ok. I nerf sono piccoli, sono mirati, il che fa ben sperare che poi Briar non vedrà più una patch note per qualche mese, anche se ultimamente i nerf sembrano sempre troppo piccoli in proporzione a ciò che serve. Gragastop viene finalmente ritoccato per la gioia di ogni top laner, soprattutto dei Dara, con un aumento del costo in mana della Q fisso a 80 da 80 a 60 che era prima e una riduzione di HP di 30 a livello 1. Questo dovrebbe almeno rendere Gragas debole in quei primi livelli e più facile
capaci a gestire nelle fasi centrali, anche se penso che rimarrà la sua esistenza come safe pick per scalare. Speravo sinceramente in qualche modifica ai cooldown, ma per ora ci accontentiamo. E finalmente nerfano Karma P, perché porca miseria, i calci nelle palle a giocare contro questo campione. Mai annoiato così tanto, e io trovo Fiora la morte dell'essere, ma Karma è di gran lunga peggio. Il mana per livello scende da 50 a 40 e aumentano il mana regen, oltre a modificare il costo in mana della Q da 45 fisso a 40, che scala fino a 80. Questo punisce molto Karma full AP, perché non hai una mana pool così grande da poter compensare il costo aumentato della Q, e invece mana regen per i support è tipo ok bella, ne compro a spam e posso spammare quanto voglio. Non contenti, riducono la riduzione di carica della passiva da 5 secondi a 4 secondi, aumentando il cooldown dell'R fino a 4 secondi in più nelle fasi più avanzate, per non permettere a Karma di scalare così bene con un singolo item, il Malignance. Chiude il nerf, un buff compensatorio sulla E potenziata dal mantra, che vede il suo scudo base duplicato da 25 a 50, che non è proprio fantastico, ma almeno la spinge più verso il supporto. Sincero, godo! Non penso di aver mai visto un cebbio così noioso e opprimente a giocare da anni ormai. Senna continua a funzionare anche troppo bene, sia in competitivo che in rank, e decidono quindi di nerfarla finalmente come l'hanno dovuta sempre nerfare, riducendo il numero di anime che ottiene quando la stitta i minion. Con questa ringraziamo Riot Games per la sua innovazione nel campo dei nerf con un Nobel al bilanciamento. Wow, creativo e inaspettato. Smolder è frustrante. Se al lancio sembrava essere bilanciato attorno al funziona bene solo se arrivi al late game e iperscali, le varie modifiche per cercare di raddrizzarlo l'hanno lasciato estremamente forte, al punto che è l'ora di nerfarlo. Adesso la Q di Smolder avrà una soglia di execute fissa a 6,5% della vita, non scalerà più sulle stack di passiva, e già questo è un grosso nerf. Non sicuri che sia sufficiente, decido di nerfargli anche la larghezza del proiettile a W, rendendolo più piccolo, e riduco la velocità di movimento bonus della E per renderlo più facile a prendere fuori posizione. Tutti i nerf nella direzione giusta. Smolder attualmente ha un potenziale ancora troppo alto, soprattutto in competitivo, che ha una montagna di pentakill, rendendolo un campione che per batterlo o vince entro i 25 minuti oppure il game è un incubo a gestire e fai direttamente FF. Meglio così, sinceramente. Ultimo nerf è per Volibear, che vede la velocità di movimento bonus ridotta da 1 a 4% dal secondo rank in poi, e aumenta nel cooldown della Suprema di 10 secondi al rank 1 e di 5 secondi al rank 2. Parliamoci chiaro, Volibear è il classico campione che Riot non vuole tenere a win rate superiori al 52% ad alti rank, perché è poco interattivo, estremamente poco interattivo. A me andrebbe anche bene il ragionamento su campioni come Volibear se non esistesse Garen, che è noiosamente poco interattivo. I ragionamenti di questo tipo mi piacciono, sono d'accordo, hanno senso, ma devi applicarli in maniera coerente su tutto il roster, perché sennò giochi a fare i preferiti. Dire Volibear è problematico perché se ti raggiunge sono cazzi è alquanto buffo quando esistono campioni che fanno la stessa cosa comprando soltanto danni, tankando in maniera equivalente a Volibear e ti possono uccidere con una rotazione di spell. Bro, dai, andiamo avanti con Galio, che riceve ulteriori modifiche, con l'intento di spingerlo per una build tankosa AP e non una build full tank o full AP. L'idea è mandarlo a costruire Road of Ages e simili, per renderlo più un mago tankoso che un mago da Barth 100-0 che muore istantaneamente. Cercano di spingere questa idea buffando la passiva, facendo ridurre il cooldown per ogni champion colpito di 3 secondi, il che sicuramente lo aiuta, se usata correttamente, a tirare tra i 3 e i 4 autoattacchi potenziati in un trade con tutte le sue spell. Inoltre, ora la passiva ha gli attacchi velocizzati del cuore 40%, in modo da rendere le combo più fluide, semplicemente. Molto comodo. Già questo sarebbe bastato per renderlo molto più interessante a giocare, ma preferiscono giocarsela in maniera conservativa mettendo dei nerf per compensare al volo. Il danno della passiva è ridotto da 15200 a 15115, oltre a vedere lo scaling AP ridotto da 50 a 40%. La Q vede il suo cooldown ridotto da 8 a 7 secondi a quinto rank, ma lo scaling viene ridotto del 5% dell'AP. La W perde il 5% di riduzione del danno, l'1% ogni 100 AP e il 4% ogni 100 resistenza magica, ma guadagna l'1% ogni 100 HP, oltre a vedere il suo danno ridotto di 5, 10, 15, 20 danni dal secondo rank in poi. Il danno della E viene ridotto di 15 danni e viene amplificato il danno sui minion da 50% a 80%. Ora, capisco che vogliono spingere a buildare come un Bruiser AP e i nerf sono tutti sensati per andare in quella direzione. Il problema è che Galio non è così affidabile nel piazzare i suoi controlli e danni, anche per questo viene un po' ignorato da tutti i player. Magari lavorare su quello aiuterebbe. Kayn vede i nerf alla versione Assassin, mi dispiace Fragola, con la Q che blocca le animazioni come l'idra profana e la
la ulti che vede lo scaling sulla bonus AD ridotto da 175% a 150%. La versione fighter vede invece il danno percentuale sulla vita da Q aumentato da 5% a 6% della vita massima, in modo a renderla una scelta più attraente, quella di andare per Red Kane. Sempre difficile bilanciare un campione con due o più identità, ultimamente Kane rosso è sempre quello sfavorito e quindi devi dargli una manina. Passiamo a parlare dei buff agli AD carry da critico, tutti sugli oggetti, in modo da impattare tutti in maniera paritaria. L'Infinity Edge vede il suo danno bonus aumentato da 40% a 50% quando critti, rendendo l'oggetto molto più pericoloso su ogni singolo critico. Le Navori Quick Blades vedono la sua AD aumentata di 5 da 60 a 65 e sostituiscono il piccone a build con un MC Spada, in modo da potersi mettere a paragone con l'Infinity Edge. Sia il Mortal Reminder che i saluti Lord Dominic ora penetrano il 35% dell'armatura e non più il 30%. Tutte queste modifiche insieme aiuteranno tanto gli AD carry da critico, che lentamente la gente si stava già riabituando ad usare, nonostante ci siano ancora molti utilizzatori della letalità tra gli AD carry e anche degli effetti unit, che quelli continueranno a rimanere e funzionare tranquillamente. Passiamo ai nerf sistemici, che vedono tutti gli oggetti epici modificati a livello di costo o statistiche, così che quando vengono acquistati non diano uno spike di forza troppo forte. Considerato quanto la gente è capace di snowballare su League of Legends, è comprensibile mirare a questo nerf per rendere il gioco meno opprimente e frustrante appena le cose vanno male in early game. Allo stesso tempo ci sarebbe da fare un lavoro di mental sulla community, perché ultimamente c'è veramente tanta negatività e frustrazione, al punto che anche partite giocabili diventano partite rovinate perché i giocatori si perdono d'animo. La Slither e Sostizio viene nerfata nella durata di buff della velocità di movimento, che passa da 3 secondi a 2.5, e nel bonus percentuale, che passa da 25% a 20%. Questo item sta tenendo in piedi molti, troppi campioni. Sinceramente un po' mi preoccupa come alcuni support verranno impattati da questo ulteriore nerf. È probabile che vedremo colare a picco certi campioni da ingaggio. Tutti gli oggetti da supporti intermedi e iniziali vengono nerfati nella loro capacità di generare oro, riducendo del 25% la quantità totale di oro generato dal condividere minion o dal colpire gli avversari. Per compensare, riducono le soglie per evolvere l'oggetto da 500.000 gold a 400-800 gold. È da un po' che i support hanno veramente tante, troppe risorse con cui lavorare, semplicemente esistendo e facendo il loro lavoro. Questo rende gli altri ruoli più anacquati e meno impattanti, perché puoi giocare dei carry support senza problemi, e questo toglie un po' dell'identità degli altri ruoli. È un buon modo per indebolire la categoria, dando un po' di respiro al resto della mappa. Chiudono i cambiamenti sistemici due modifiche più sobre. I Void Grabs ora ottengono vita bonus che decade invece di ottenere uno scudo che decade, in modo da rendere più facilmente comprensibile a quale soglia di vita puoi smitare. Gli oggetti iniziali sono esclusivi l'uno con l'altro, quindi se prendi un item di Doran non puoi prendere un item da support o jungler e viceversa. Considerato che sia jungler che support stavano spesso comprando dei Doran iniziali per avere più chance di snowballare in early game, allora io capisco la scelta da parte di Riot. Non vogliono che la gente faccia roba troppo strana e che vada a vantaggiare soltanto per un knowledge check. Però non approvo. Non capisco. Se è una scelta molto specifica, faceva la differenza tra un player mediocre e uno bravo che studia e capisce statisticamente quanto vale la pena prendere l'oggetto. Devi sapere quando e perché comprarlo, quindi perché togliere sta roba? Ah. Oh, peccato. Cari miei, vi ricordo che la patch arriva il 20 marzo, il giorno in cui inizia la Se Sei Forte Sali Challenge. Ci sono 100 invitati e passa, quindi restate sintonizzati e se volete sostenere la sfida potete comprare il merch nel link in descrizione. Questo è quanto per questo video e noi ci vediamo al prossimo.